Ciao a tutti e bentrovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video ho completato ciò che c'era da fare con Sunny negli ultimi 2 giorni rimasti. Abbiamo incontrato Aubrey, abbiamo incontrato Basil, abbiamo anche rivisto Hiro e Kel e Hiro si sono quasi autoinvitati a casa di Sunny per dormire lì da lui, ma va benissimo così. Poi, con Omori siamo tornati al mondo di Omori, insieme a Mari abbiamo incontrato Mari e non c'era nessun altro bambino. Siamo andati in mezzo all'acqua, in mezzo al mare e siamo arrivati ad un pozzo profondo che ci ha portati nelle profondità marine. Quindi sono arrivato in questo resort, ho incontrato uno dei nostri amici che è Kel e l'avventura riparte da qui. Tra l'altro, queste acque le avevo controllate l'altra volta, dicono che sono acque pericolose. Ma non saprei, potrei provare, male che va perdo e ricomincio da qui. Questa piscina è infestata, vuoi entrarci? Entriamo e vediamo che cosa c'è. Male che va è un nemico fortissimo. Ecco, la musica non promette bene. Aiuto. Festa fantasma. Ma è bellissimo. Oh, ok. L'audio mi sta trapanando male i timpani, ma posso scendere dalla cascata? No, non è Pokémon. Aiuto, l'audio. Ok, usciamo dall'acqua e c'è di tutto qui, tutte le cornie possibili. E un'altra lettera, la O. Ora, non posso controllare il gioco dell'impiccato, credo, dal menu di Omori, anche se non ci ho mai veramente provato. Ok, 6 tasti rimasti. Vuoi andarci? Yes. Vediamo un po' cosa c'è in questa crepa. E precipitiamo anche stavolta. Una televisione. Una videocassetta soprannominata Omori. Vuoi prenderla? Sì. Ah, e c'era un'altra cassetta, denominata Sunny probabilmente. Vabbè, male che va, ricarico il salvataggio. E questo era quanto? Va bene. A fine video vedo anche l'altra, però ve la metto ora. Bene, vediamo invece cosa diceva l'altra. Vediamo un po' quest'altra cassetta. Videocassetta soprannominata Basil. Ok. Vediamola un po'. Sembra che Basil abbia assistito a qualcosa di terribile. O abbia fatto qualcosa di terribile. Va bene, direi allora di andare avanti. Ma c'è una pignatta qui, colpiscila. Come? Ma scusami, è vera! Whee! Ma posso colpirla più volte. Forse con Aubrey si può rompere. Vediamo un po' questo cappello volante. Accidente erboina, che tempismo è imbeccabile. Mi trovo in una situazione assai ardua. Ho inviato delle pistole ai miei ospiti per partecipare a questa elegante e sontuosa festa, ma al momento non si è presentato nessuno. Ingrati ignavi. Ma vedi tu questo branco di conigli. Aspetta, ma nelle pistole che ho spedito non hai seguito le indicazioni statali per arrivare qui. Giovanotti, potresti aiutarmi a cercare i miei compensali e recapitarmi questi inviti? Da buon gentiluomo quale sono, i festeggiamenti non partiranno finché non ci saranno tutti. Ricompenserò i vostri sforzi. Tante grazie, ecco le mappe. C'era l'accade con il mio personale stemma, certo. Le mappe paurose. Troveranno la via per la festa, almeno spero. Ma come faccio a sapere a chi darle? Non ho nessun indizio. Bene, andiamo a prendere Aubrey. Perché la scorsa volta Kel mi ha detto: guarda, c'è Aubrey qua dentro, andiamola a prendere e andiamocene via. Entriamo allora. Però finisce la musica. Ne arriva un'altra. Ok, e qui mi sa che iniziamo a fare un po' di sfide contro quei brutti ceffi che hanno la mezza luna in testa. O forse no, perché vedo che ci sono molte sirene che sembrano tranquille. Ah, ma questa è una sala di gioco d'azzardo. Ok, va bene. Uoiaiaui! Guarda, un po' me l'aspettavo, però volevo parlare con quelle ragazze che stavano lì, forse scompaiono come tanti altri.
Ragazzo, non sei stanco di essere buttato fuori? Ma veramente è la prima volta che ci vediamo. Andiamo un po', attacchiamo. Questo è forte, mi sa, eh. No, non troppo, dai, si può fare. Ma si può fare, dai, l'ali sgherro. Ali sgherro, non ali. Ali non c'entra niente. 600 XP, non male. Sean e Ren, spero vi stiate divertendo dentro l'ultima spiaggia. Chiamateci se vi serve qualcosa. Nah, sei serio, non ci posso credere. Dimostralo. Va bene, poi mi dici tutto. Ok, questi sono tranquilli. Già, esatto. Chi? Contaci, fanno finta di parlare loro. Come quello là fuori. Ti ha detto che potevi lasciare la postazione e tornare al lavoro. Allora, amico mio, o devo lavorare o devi buttarmi fuori. Deciditi. Kel sta giocando alle slot machine. Ha perso. Ma Kel! Non mi toccare i soldi, Kel! Stai buono! Omori è in preda all'estasi, wow! Solo perché gli ha passato una palla? Ma è matto! Kel! Ah, ha vinto, bene. Questo che mi dice? Bim bum bam! Va bene. Roba italiana che sappiamo solo noi. Ehi tu, dall'espressione stoica, ti interessa questa ottima bottiglia d'acqua biologica ed è a chilometro zero, ma in super sconto? Potrebbe essere vostra per il modico prezzo di... Cioè, 450? No! Ok, ma ti pentirai di aver perso questa occasione. Magari me la fa di meno? Cosa? Aumenta invece di calare? Ah, aumenta! Ecco perché perdo l'occasione. Ah, no, te lo scordi proprio. Oddio, magari poi mi serve, invece sto solo aumentando il prezzo. Giochiamo alle slot? Oh, ok, vai come in Pokémon uguale. Giochiamo ancora, dai. Ne ho vinte 10. Ok. No, ne era 10? Ah, mi aumenta. Ok, io aspetto allora. No, non gioco ancora. Sto bene così. Mi è piaciuto vincere quello che ho vinto. Comandante di... Ma è Space... Ah no, Barbarossa. Mi sembrava Space Cowboy gigante. Wow! Quanti! Quanti! Sei buono! Ok, un po' cos'altro c'è? Una foca? Caesar. O Caesar. Questo po'. No, Caesar forse è con la EA. Vabbè, diciamo che va bene lo stesso, dai. Mi sta divertendo un mondo. Che fate qui? Uomelma. Dai, Uomelma, sono tranquilli, dai. Ah, prezzi. Va bene, la prendo a 400 vongole. Va bene, l'ho presa. È tutta tua, grazie. Grazie. È fortuna che ne ho incontrato un altro. Allora, l'ho presa e vediamo, insomma, se magari serve a qualcosa più in là. C'è il ritratto di un uomo importante, gli sembra. Un camino. È un poco bagnato. Ok. Andiamo avanti, allora. Cosa? Qual è la password? No password, no party. Ma che... Ma io pensavo che fossero tipo dei panini. Euro sandwich dorato. Oh santo cielo. Altri Ali Sgherri, lì. Amori. So che non è il momento giusto, ma io devo davvero, davvero tanto andare in bagno. Come dico sempre, quando scappa, scappa. Ma devo andare in bagno. Quale è il bagno? Mannaggia la te, Kel. Ma che cosa? Ma come l'ho tirati questi? No, mi inseguono! Non posso neanche giocare a Celai. Quindi devo per forza andare qua sotto. Ok, andiamo al bagno. Mamma mia. Coraggio, amore, ci metterà solo un minuto. Sì, non prendermi il bagno occupato però, eh. Meglio fuori che dentro, dico sempre, non è vero. Kel non si è lavato le mani. Kel, per favore, fai la persona pulita. Mamma mia. Qualcuno è stato qui, Sazli, non si capisce niente. Ok, vediamo un po' la fossa che si è aperta dopo che ho preso la lettera che però stava sopra la tazza del water.
Wow. Sempre sobrio, amore, con queste immagini. Oh, ecco, leviamoci le mani, vai. Bravo, Kel. Certo, t'ho dovuto convincere io. Infatti, vedi. Salve, bell'imbusto, hai impegni per cena? Per favore. Andiamo ora. Possiamo andare anche al bagno delle signore? Beh, no, meno male. Anche se, magari giocando a ce l'hai con Aubrey, chissà, chissà che. Ma ancora questi? Mamma mia, fortuna che li ho evitati. Cos'è questo? Una parete molto costosa e controversa. Già, già, capisco. Bene, saliamo di piano allora. Mari! Sei qui, Mari! È sempre bello vederla. Non è figo questo ascensore? Odore di deodorante per ambienti e fumo. Che bello. Oh, ciao Mari! Ma salve voi due! Vediamo, se ho capito bene, Aubrey è al quinto piano. Perché non funziona? Oh, già, mi ero totalmente dimenticato! Abbiamo bisogno di una tessera esclusiva per accedere a questo piano! Hanno ritirato la mia perché la perdevo sempre. Però è ingiusto! Sono sicuro che pure a loro capita di continuo. Controlliamo prima gli altri piani, uno per uno. Ci deve pure essere una tessera esclusiva da qualche parte. Bene, allora andiamo al piano meno 1. Ok. Andiamo in dispensa. Ciao, bellissimo. Ok. Salve a tutti ragazzi, qui è Burmo e benvenuti in un nuovo piano dell'ultima spiaggia. Oggi faremo un gran go. Vabbè, sì, ditelo che. Dai. Sono Mike e Saido. Totale, proprio sicuro. Sono Burmo, conosciuto anche come Burmo sul web. Sì, totalmente Saido e Mike. Andiamo! Vediamo un po' cosa c'è qua dietro. Allisgherri a volontà, ma. Ah, un coso per cambiarsi, sì. Uno spogliatoio, se mi venissero le parole subito sarebbe tutto molto meglio, ma non è così. Ciao, Allisgherro! Questi sembrano tranquilli. Qui c'è un ritratto di Hiro? Wow! Azioni che salgono, stonks! Ah, quello è un meme universale, quindi immagino sia così anche in inglese. E anche in giapponese, sì. Sacco da box, ok! Ma quindi qui non c'è assolutamente niente? Un taco di pesce, ok. Si lamentava l'allisgarro che c'erano degli avanzi di pesce nel microonde. Possiamo andare allora, non c'è nient'altro in questa sala. Andiamo ora al secondo piano. Ok, qui c'è qualcuno che corre con l'impazzata. Ci fanno lavorare 365 giorni all'anno. Non siamo mai andati a sciare, mai andati a mare e dobbiamo anche essere felici. Reference a Parmigiano. Sono il campione di sasso carta forbice. Se mi sconfiggerai sasso carta forbice, chiederai i miei risparmi di una vita. Scelgo carta. Pronti? Con cosa è successo? No. Ci si sente così a perdere. Mi ha umiliato, sfidante. Potrei avere i miei risparmi di una vita. Oh. La cosa peggiore è che sono solo tre vongole. Attenzione, Daisy, un puzzle fiorito! Forse Neb mi noterà. Ok. Ho letto noterà, stavo per leggere un'altra frase. Molto peggio. Non è una frase brutta, però in questo contesto sì. Ok, fate finta di nulla, per favore. Comunque sia, grazie per averlo trovato. Ecco un regalino per voi. Ne ho raccolto un mazzo prima, non sono bellissime? Margherita da Daisy. Margherita da Margherita.
Entriamo in questa stanza. Ah, una camera. Siamo entrati in possesso di tappeti unici. Questo è un Keishon originale. Non sono pallide imitazioni. Verba volans, scripta mane. Tuo per 30 vongole al mese in comode rate. Altro grandissimo meme questo. Una citazione più unica che rara. Servizio in camera? No, statico. Quello era il tappeto del Re Sole, il Keishon originale. Attiva l'abbonamento per sole 500 vongole, avrai questa simpatica suoneria. Mi chiamo Virgola. Quanto vecchio è! Quanto vecchio! Ma dove, ma che sono andati a ripescare? Abbiamo trovato la tessera esclusiva? Di già? No, vabbè, con calma. Ma questo è un altro dei bambini del parco. Si è messo a testare i letti. Questo letto è molto comodo. Elasticone nel cestino. Un telefono appiccico. Mamma mia, ragazzi, ma c'era bisogno? Comunque, voglio assolutamente vedere anche gli altri piani. Sono assolutamente curioso. Anche perché sembra che si fanno piuttosto velocemente, quindi magari il quinto lo faccio nel prossimo episodio, visto che tanto qui abbiamo piuttosto più spediti andiamo. Oh, bimba! Gli ospiti conoscono bene come mettere tutto a soqquadro. Avere un lavoro è veramente difficile, madonna. Spero che One se la stia cavando anche senza di me, soprattutto quando ti trattano come una merda. Ma andiamo avanti, però. Fedora, tip Fedora. Se ti lascio questo telefono adesso... 2250 vongole. Te ne do anche 280-300. Dammi massimo 1 o 2 giorni. È il mio cuore che ti sto lasciando. Non ti sto a ripetere 2 volte. Ma l'hanno aggiornata, perché sono meme che più, sono piuttosto recenti questi. Siamo qui a vacanza per la luna di miele. Mi aspettavo un posto a 5 stelle, ma 5 stelle è un cavolo. Questo posto è squallido proprio come sembra. Ho visto la carta da parati staccarsi dalle pareti. Questo posto non mi dispiace, per essere gratis è veramente buono. Piscina infestata a parte. Un altro elasticone. Ok, servizio in camera stavolta. Pronto, le mie generalità, la ringrazio. In generale sto così e così. Giusto. La prossima volta che mi chiama un call center e mi chiede le generalità, gli dico che sto bene. Dico così e così, dico, eh. Vediamo che mi risponde. Mi manderà a cagare sicuramente dentro di sé, ma non importa. Bene, quarto piano. Si è staccato la. Oh, questo piano non mi piace. Prima ho visto la mamma e è soltanto rimproverato. Dice che non le piacciono questi occhiali. Ma non posso toglierli! Sono proprio questi occhiali che mi rendono un Alice Gamer. Oddio, che bellissima cheat! Mamma mia, che bella! Pazzesco! Mamma verrà a trovarci di nuovo? Deve sentirsi davvero sola senza i suoi figliuoli. Cosa? Mamma è qui! Devo assolutamente passare a salutarla! Qualcuno qui è un ace gamer. Oddio, le palline. No, fantastico! Tutto l'occorrente per una dura notte di straordinari non pagati. Quindi, tutta la notte palline e marmotte. No, è fumo e vino. Non va bene, amici miei. Ma solo questa, una stanza piena di palline? Non serve nient'altro? Mi dispiace per voi, ragazzi. Un fantasma? Ne ho trovato uno? Non barati a me dei miei splendidi baffoni. Stavo cercando una festa, ma avrò sbagliato strada di sicuro. Tieni la mappa. Bene, bene, cosa abbiamo qui? Indicazioni per la festa del fantasma con il cilindro? Ottimo, ora posso andare. La festa non può essere iniziata, manco i miei baffi e la mia pelata. Simpaticone. Ramen dalle tazze del water, come sempre. Wow, ma che è sto posto? Wow. Alice Girl. Ah, proprio. Non potevo neanche spostarmi, eh. Mi ha attaccato proprio di prepotenza. E qui dobbiamo tornarci con Aubrey, palesemente.
palesemente perché non si può andare avanti, ci serve Aubrey per andare avanti. Comunque, non è un problema. Oh, la statua di Hiro. Ho quasi finito con la statua per l'impiegato del secolo. Non avrebbe pensato di poterla realizzare, e invece... E questo chi è? Neb. Progettare. È come un puzzle. E io amo i puzzle. Ah. Ah, il puzzle di Neb, ma... Non dovrei poter dare i fiori a Neb? No? Va bene, se non sei contento, così. Allora, direi di concludere qui questo episodio. Giovedì si continua con Omori. Andrò a prendere Aubrey e me la porto qua sotto, così almeno possiamo andare avanti. Altrimenti non se ne fa niente. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video di Omori in descrizione. Trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye, bye!